Buonasera, sono Donato Radogna, cuoco e titolare dell'Osteria dei Quattro Gatti di Bari. Questa sera vi vado a presentare una tagliata di tonno scottata in padella al sesamo su un pesto di rucola. Riprendiamo la nostra tagliata, il nostro trancio di tonno passato nel sesamo, e andiamo ad tagliare nella padella di olio riscaldato. La facciamo andare piano piano. Il tonno ha, secondo me, una prerogativa, va gustato al sangue, altrimenti va a perdere la sua essenza principale, cioè quella di essere gustata in maniera molto delicata e semplice. Nel frattempo ci andiamo a preparare il pesto di rucola, fatto con ingredienti molto semplici: rucola fresca, olio extravergine abbondante, parmigiano, spinoli e un pizzico di sale. Andiamo ad emulsionare il nostro pesto con un frullatore di pressione. Ok, le quantità sono giuste, andiamo a completare l'emulsione. Un segreto per ottenere un pesto di rucola o di basilico con un colore sempre acceso è quello di aggiungere un pochettino di ghiaccio tritato. Questo è un piccolo segreto che si usa in cucina. Ok, siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra ricetta. Ci manca soltanto di tagliare il tonno e di adagiarlo sul nostro piatto di servizio. L'ultima cosa che voglio andare a preparare prima del tagliare il nostro tonno è quello di andare a friggere dei pomodorini per fare una decorazione un attimino particolare del nostro piatto. Allora, il nostro tonno in padella è pronto, andiamo a completare adesso il nostro piatto. Il pesto che abbiamo ottenuto prima, con un pennello da cucina, andiamo semplicemente a fare tipo un'onda con il nostro pennello. Così. Un po' di rucola che prima ci è avanzata dalla preparazione del pesto, andiamo ad adagiare in cima al nostro piatto. Andiamo a prendere la tagliata di tonno che, come vi dicevo prima, secondo i miei gusti andrebbe servita al sangue, e la andiamo a scalfare con un coltello ben affilato affinché la fetta rimanga integra. Lo andiamo a disporre a ventaglio sulla cimetta di rucola, sempre con il cuore ben al sangue. Andiamo a chiudere così. I nostri pomodorini che abbiamo appena fritto e qualche goccia di rucola, di olio picchiato di rucola che affiora in superficie, lo andiamo a mettere sulla tagliata di tonno senza esagerare. Puliamo il piatto dei bordi sporchi di sale nero di cibo. Ok, questa è la mia idea di tagliata di tonno. Buon appetito!